Maurizio, bentornato, anzi bentornati noi a Tramonti di Vino. Raccontiamo quest'anno che cosa vogliamo dare di nuovo. Questo. Beh, abbiamo realizzato un selfie corner in modo che tutti i prodotti e i vini dell'Emilia-Romagna, che qui sono in grandissima evidenza, vengano anche spettacolarizzati sulla rete con questi cartelli. Facciamo le foto simpatiche con frasi e prodotti del vino e del cibo dell'Emilia-Romagna. Noi qui abbiamo 123 eccellenze dell'Emilia-Romagna, cioè i vini top che abbiamo appena premiato qui a Milano Marittima Hotel Palace, e abbiamo 49 spumanti metodo classico, quindi il meglio del meglio dei vini dell'Emilia-Romagna, insieme ai grandi prodotti DOP e IGP, patata di Bologna, parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, prosciutto di Modena, formaggi piacentini. Le tappe di questa manifestazione? Le tappe sono 8, anzi 9, nel senso che noi abbiamo 8 piazze dove andremo, ma in una ci stiamo 2 sere. Sono oggi a Milano Marittima, il 3 di agosto, che è mercoledì, a Cesenatico, poi il 27 di agosto a Rimini, poi il 2 e il 3 di settembre a Parma, insieme al Festival Consumo di Parma, il 6 a Bologna, il 7 a Ferrara, il 9 a Piacenza, e poi voliamo al Torino per il Salone del Gusto il 24 di settembre. Per Rimini che cosa mi puoi raccontare? Rimini sarà una tappa che avrà una serie di vini emiliani per fare un po' di mix con i vini del Romagnoli. Ovviamente ci sarà buona attenzione ai vini riminesi. Poi avremo una grande ricetta con la patata DOP, avremo il prosciutto di Modena e il prosciutto di Parma che duetteranno insieme, avremo gli aceti balsamici tradizionali e avremo la degustazione di gelato, che a Rimini non è la prima volta che facciamo. Quindi faremo un gelato molto particolare insieme al Museo del Gelato di Carpegiani. Perfetto, allora ci vediamo nei prossimi appuntamenti e cin cin! Cin cin!